Prima oggi andiamo a fare il teorema di Riusci e Capelli, praticamente studiare come si risolvono i sistemi lineari. Però prima di fare questo da un punto di vista formale, voglio cercare di far capire un po' quali sono le idee sottostanti. Allora, parto da un esempio, da un semplice sistema di tre equazioni, mettiamo in tre equazioni. X più Z uguale 4, X meno Y, Z uguale 1, 2X più Y meno Z uguale 1. Questo è un sistema lineare, ovviamente, stiamo parlando sempre di sistemi lineari. In questo caso si dice che il sistema è bilanciato, nel senso che il numero delle incognite e il numero delle equazioni è uguale. Allora, finora questi sistemi, soprattutto quando erano di dimensione ridotta, li abbiamo risolti con così, facendo degli artifici caso per caso. Per esempio qua si potrebbe eliminare la y qua sommando le prime due equazioni, poi si potrebbe ricavare la x in funzione di 0, eccetera. Cerchiamo di fare qualcosa di più sistematico, di applicare quello che si chiama il metodo di Gauss. Gauss osservava la cosa seguente. Allora, prendiamo la prima equazione. Nella prima equazione io posso ricavare una delle incognite in funzione delle altre. Naturalmente questa incognita deve essere presente. Qui siamo fortunati, tutte le incognite sono presenti in tutte le equazioni. Allora, per esempio, posso ricavare la x in funzione di y e z, quindi portando dall'altra parte viene 4 meno y meno 2z. A questo punto posso sostituire questa espressione nelle altre due equazioni, in entrambi. Quindi qua mi viene 4 meno 2y meno, vabbè, facciamo tutti voi, 4 meno y meno 2z meno y più z uguale 1. Semplificando, qui posso scrivere meno 2y meno z uguale meno 3, dopodiché cambio il segno, quindi viene 2y più z uguale 3. E sostituisco anche nell'ultima equazione, in questo caso avrò 2 per x, quindi 8 meno 2y meno 4z più y meno 2z uguale 3. Quindi avrò meno y meno 5z uguale meno 6, poi cambio il segno e trovo y più 5z uguale 6. Riscrivo la prima equazione. Allora, osservate che dopo aver fatto questa sostituzione, nella prima equazione rimangono tre incognite, nella seconda e nella terza è scomparsa la x, ovviamente, perché l'abbiamo ricavata da sopra e l'abbiamo sostituita. Quindi, se io guardo adesso solo la seconda e la terza equazione, queste costituiscono un sistema 2x2 di due equazioni in due incognite. E posso ripetere lo stesso schema, cioè la prima equazione me la porto appresso così com'è. Qui mi ricavo una incognita in funzione delle altre. Qua per comodità voglio ricavare la z per non dover dividere. Quindi z uguale 3 meno 2y. Qui avrò y più 5z, cioè più 15 meno 10y uguale 6.
Quindi semplificando, adesso riscrivo il tutto, x uguale 4 meno y meno 2z, z uguale 3 meno 2y, e poi qui ho meno 9y uguale meno 9, cioè 9y uguale 9. Poi chiaramente se dividerò troverò y uguale 1. Però mi interessa qui, faccio più passaggi del necessario, perché molto spesso due o tre passaggi quasi si fondono in un solo passaggio, proprio per far vedere qual è la struttura che si ricava alla fine di questo procedimento. Come vedete, nella prima equazione io qua ho tutte e tre le incognite, nella seconda ne ho due e nella terza ne ho uno. Questa è una specie di cosa che va a scalino, no? Cioè, nel senso, se il sistema fosse stato 10x10, nella prima equazione avrei avuto tutte e 10 le incognite, nella seconda 9, nella terza 8, nella quarta 6, nella quarta 7 e così via. Quindi a ogni equazione che andavo, diciamo, a studiare, per ogni equazione che andavo a studiare, esplicitavo una variabile in funzione delle altre e sostituivo nelle equazioni rimanenti. Quindi ogni equazione mi eliminava un incognito. Quando arrivo all'ultima equazione, questa equazione mi elimina l'ultima incognita e quindi mi ricavo y uguale 1. Ma a questo punto posso sostituire sopra z uguale 3 meno 2 per 1, quindi 3 meno 2, 2y fa 2 e quindi viene 1. A questo punto posso sostituire anche qua sopra, quindi viene x uguale 4 meno 1 meno 2 e fa anche questo 1. Adesso lasciate stare che i valori vengono 1, 1 e 1, questo non è un caso, è che ci ho messo io all'inizio. Ero sicuro, diciamo, di fatto in modo, no? Ho pensato che x, y e z siano 1, allora sostituendo qua ci ho messo le costanti giuste. L'ho fatto in maniera tale che così quando andavo a risolvere il sistema potevo controllare mano a mano di non fare errori. Quindi quello è opera mia. Qua poteva venire, che ne so, 4, 7, 5 metri, poteva venire qualunque cosa. L'importante è che notiate adesso come funziona la struttura delle sostituzioni, cioè io qui ho l'ultima incognita, la ricavo, se la sostituisco qua ricavo z, qua c'erano y e z a destra, quindi sostituendo y e z ricavo pure x. Quindi in generale la cosa funziona in linea teorica allo stesso modo, cioè io ho 50 variabili, 50 equazioni. Allora, prima equazione elimino, scrivo una variabile in funzione delle altre 49, sostituisco di tutte le altre 49, no? Quindi io avrò se ho n equazioni in sistema lineare di n equazioni in n incognite. Quindi cominciamo prima con un sistema lineare bilanciato. Allora, che mi succede? Che nella prima equazione io scriverò x con 1, scriverò somma per i che va da 2 a n di certi lambda 1, 1 per dire che sto ricavando x con 1, lambda 1i, x con i, più, che ne so, b1. Formalmente qualcosa, cioè questa sarà una combinazione lineare delle altre più più. Poi sostituisco
dopo aver fatto le sostituzioni e aver fatto tutti i calcoli, se tutto va bene, vedremo poi questo che significa, se tutto va bene, x con 2 sarà somma per i che va da 3 a n, perché qua x con 1 sarà sparito, x con 2 lo tendo a sinistra e tutto quello che va a destra sarà da x con 3 in poi. Qua ci verranno degli altri coefficienti che chiamerò lambda 2, vedete, a seconda della variabile che sto diciamo ricavando, devo mettere dei coefficienti che devo differenziare in qualche modo. Quindi lambda 2i x con i più b con 2. Quando arriverò all'ultima equazione, quindi avrò x con n meno 1 uguale lambda n meno 1 n x con n più b con n meno 1, quando arriverò all'ultima otterrò x con n uguale una certa costante b con n. Eliminerò tutti i resti, saranno eliminate tutte le variabili, divido, se ci sta un coefficiente davanti x con n divido e otterrò. A questo punto, sostituendo a ritroso, è chiaro che io ricavo tutte le x con 1 e x con 2 e x con n. Questa la metto qua e ricavo x con n meno 1. Poi x con n e x con n metto, meno 1 li metto nell'equazione precedente e ricavo x con n meno 2. E così via. Quindi l'idea è, l'idea di base è, ogni equazione elimina un incognito. Quando arrivo alla fine, se il numero di equazioni è uguale al numero delle incognite, quando arrivo alla fine ho eliminato tutto e ho ricavato una incognita. E a ritroso, andando a sostituire, questa è una specie di sistema triangolare, vedremo poi se lo scriviamo in forma matriciale, a ritroso ricavo tutte le altre. Quindi, in linea, diciamo così, generale, se questo procedimento, se questa procedura funziona, perché qualcosa può andare storto in questa procedura, se questa procedura funziona, allora un sistema di n lineari, n equazioni, n incognite avrà un'unica solo soluzione. Ed effettivamente sarà così. Però per capire questo, ripeto, sarà così se sono soddisfatte certe cose. Spesso sarà così. Cerchiamo di capire cosa può andare storto in, in questo discorso. Allora, punto numero uno, vediamo un po'. Supponiamo che le incognite siano 5, le equazioni sono 3. Sto metodo funziona lo stesso o no? Bisogna intenderci su cosa significa funzione. Funziona fino a un certo punto, cioè mettiamo che qui le equazioni erano solo 2, no? Se l'equazione era solo 2, io arrivavo qua. Adesso guardate, se non ho la terza equazione, questa la posso risostituire qua. Questa espressione z uguale, la posso sostituire qua. Certo. E che cosa rimane? Cosa sarebbe rimasto? Se nel mio sistema io non avevo la terza equazione, facciamo sparire la terza equazione. Questo veniva dopo. Potevo, dopo due equazioni, io avevo finito le sostituzioni che potevo fare, andando dall'alto verso il basso. A questo punto potevo però risostituire questa sopra? Sì. Quindi, in qualche modo, la procedura funziona. Allora, 4, 2 per 3 fa 6, quindi viene meno 2, meno 2 per 2y fa 2y, più 3y. Okay. Sostituendo viene così. Sarebbe meno 2, quando vado a sostituire, meno 2 per 3 fa 6, 4 meno 6 fa meno 2, poi meno 2 per meno 2 fa 4, meno 1 più 4 fa 3. Insomma, se fate il conto, è una procedura. Ok, quindi arriviamo a una situazione di questo genere. Qui non è che qualcosa non ha funzionato tutto perfettamente come prima. Il problema qual è? È che le equazioni non erano
per eliminare tutte le incognite. E allora che cosa succede? Che una incognita, in questo caso avevamo due equazioni, avevamo tre incognite, una incognita in questo caso rimane libera, rimane come se fosse, ormai l'abbiamo vista l'equazione parametrica, questa è come se fosse un'equazione parametrica, cioè x e z sono espresse in funzione di y e y non c'ha più nessuna equazione da soddisfare e quindi può essere presa come un parametro libero. È chiaro? Quindi in linea di massima io ho n incognite, k equazioni, mi rimarranno n-k parametri liberi. Qua è semplicemente 1 perché era 3-2. Se erano 50 e le equazioni erano 27, è chiaro che me ne posso rimanere solo 27. Me ne rimangono 23 a secondo me. Cioè quando vado a fare questo discorso qua, qui non arrivo fino in fondo, ci mancano 23 equazioni, quindi dovrò scrivere qualcosa di simile, dove però a destra rimarranno, anche dopo tutte le sostituzioni fatte all'andata e al ritorno, rimarranno 23 incognite. Ok? Ci siamo fino a qui? Ah, questi sono concetti fondamentali. Cioè, in linea di massima, se non succedono impicci, ogni equazione elimina un incognito. Quindi, se ho n incognite, k equazioni, me ne rimane n-k. Ok? E le altre k che ho eliminato le potrò esprimere tutte quante in funzione di quella n-k. Cioè qua z, siccome x e z le ho espresse in funzione della y, cioè in realtà qua la z è in funzione della y, la x è in funzione della y e della z, però facendo un'ulteriore sostituzione posso arrivare a x e z espresse ambe due in funzione della y. Quindi x e z le posso eliminare completamente da destra. A destra ci rimane solo y. Ci siamo fino a qui? Non è difficile. Quello di prima a questo punto diventa un caso particolare perché io avevo tante incognite quante equazioni e quindi alla fine le riuscivo a eliminare tutte. Ok? Allora, vediamo un po'. Adesso, quindi questo non è un discorso che qualcosa va sotto, è un discorso semplicemente cosa succede quando, prima abbiamo visto il numero, il caso, equazioni, numero di equazioni uguale al numero di incognite, adesso abbiamo visto il caso, numero di equazioni minore del numero delle incognite. Uno potrebbe dire, ma cosa succede se il numero delle equazioni è maggiore del numero di incognite? Facciamo banalmente con una sola equazione. Qua abbiamo un'incognita e due equazioni. Che succede? Ricavate x dalla prima. Quando fa? 2. Dalla seconda? 3. Oppure, se ricavate x dalla prima e sostituite la seconda non funziona. Questo sistema è assurdo. Cioè, questo è due equazioni unicorni, ma funzionerà allo stesso modo anche quando avremo tipo 50 equazioni 49 incognite. Se quella procedura che abbiamo detto prima funziona sempre senza i doppi, poi vedremo cosa significa in termini di ipotesi questo senza i doppi, io quando ho eliminato con le prime 48 equazioni 48 incognite, nelle ultime due equazioni me ne rimarrà una di incognita. E per quale motivo la soluzione di questa deve essere uguale alla soluzione di questa? Per nessun motivo. Avrò due equazioni diverse,
queste equazioni hanno la stessa, diciamo, hanno una sola incognita, allora la soluzione di un'equazione non ha nessun motivo per essere uguale alla soluzione dell'altra, e quindi in generale saranno diverse. Va bene? Quindi, in linea di massima, volendo riassumere quello che abbiamo detto finora, se il sistema è bilanciato, è, diciamo, possibile che io arriverò a una soluzione in cui tutte le incognite hanno un valore preciso, quindi è una soluzione unica del sistema. Se il sistema ha meno equazioni delle incognite, arriverò a una situazione, se le cose vanno bene, in cui se le equazioni sono k e le incognite sono n, mi rimarranno n-k incognite libere come parametri, che verranno trattate come parametri. Viceversa, se invece ho k maggiore di n, cioè più equazioni che incognite, è possibile che arriverò a una situazione in cui avrò un assurdo, perché arriverò alla fine a più equazioni nella stessa incognita, e allora avrò soluzioni, e queste equazioni avranno soluzioni diverse, e quindi il tutto mi darà un assurdo. Ok, questo è in linea di massima. Andiamo a vedere però se qualcosa può andare storto. Allora, ripartiamo sempre da un sistema 3x3. Allora, partiamo sempre da un sistema 3x3. Allora, facciamo per esempio x più y più 2z uguale 5, poi 2x più y meno z uguale 3, e poi andiamo a fare 3y più 2y più z uguale 8. Andiamo a ripetere passo per passo quello che abbiamo fatto prima. Allora, qui abbiamo x uguale 5 meno y meno 2z. Sostituiamo nella seconda equazione. Quindi mi viene y uguale z più 3 meno 2x, quindi meno 10 più 2y più 4z. Semplificando, se volete, viene scusate, dovevo sostituire prima. Non mi piace questo facendo. Sostituiamo prima e poi esplicitiamo la x. Quindi 10 meno 2y più 4z, perché mi trovavo la y sia a sinistra che a destra, più y meno z uguale 3. Sostituiamo anche in quest'altra. Quindi viene 15 meno qua era, scusate, era meno 4z. 10 meno 2y meno 4z. Poi più y meno z, poi 15 meno 3y meno 6z più 2y più z uguale. Facciamo le dovute semplificazioni, quindi x abbiamo 5 meno y meno 2z, dopodiché qua troviamo meno y uguale meno 5z, lo porto dall'altra parte, diventa 5z. Poi 10 lo porto dall'altra parte, diventa meno 6. Meno 10 più 3, meno 6. Volendo cambiare di segno, più y
uguale meno 5z più 7. Oh, qua intanto semplifichiamo e non facciamo nient'altro. Quindi semplifichiamo portando soltanto il termine noto a destra. Quindi qua mi viene meno y, no? Meno 5z uguale meno 7. Ok, adesso prendiamo la seconda, che io non ho solo semplificato, ho anche esplicitato la x in funzione di z, e la sostituiamo nella terza. 5 meno x meno 2z, qua ho y uguale meno 5z più 7, sostituisco nella terza, devo cambiare segno, quindi viene 5z meno 6 meno 5z uguale meno 7. Che mi succede? Succede che questa equazione sparisce, si dissolve, evapora, non esiste più, diventa cioè un'identità. Quando io scrivo meno 7 uguale a meno 7, che me ne faccio? Lo so che meno 7 uguale a meno 7. E perché succede questo? Adesso questo lo vediamo. Però, prima vediamo le conseguenze di ciò. Le conseguenze di ciò, quando io ho soppresso questa equazione, che non mi serve a niente, che succede? A tutti gli effetti è come se in partenza avessi avuto un'equazione in meno. Quindi vedete, invece di avere tre equazioni, tre incognite, elimino alla fine, ricavo l'ultima incognita, sostituisco sopra e ricavo la penultima, sostituisco sopra nella terz'ultima equazione, ricavo anche la terz'ultima e così via, ricavo tutte. Qua la terza equazione non me ne faccio nulla, se ho le sole prime due equazioni, x e y le esprimo benissimo, ma in funzione di z. Vedete? Quindi mi rimane un parametro libero. Questa è una possibilità. Ok? Questa è una possibilità. C'è un'altra possibilità. Supponiamo che qui in partenza avessi avuto 9. Qua mi trovavo 9. Qua mi trovavo 9 meno 15 faceva meno 6. Quando andavo a sostituire, trovavo 5z meno 7 meno 5z uguale meno 6. Allora 5z e 5z meno 5z si semplificavano. Che cosa succedeva? Che questa equazione, che faceva parte del sistema, dava luogo a un assoluto. E quindi il sistema non aveva soluzione. Questo può succedere anche se non ho tre equazioni. Prendete questo caso qua, molto semplice. Se io prendo, se non ho un numero di equazioni pari al numero di incognite, prendete per esempio questo sistemino qui, x più 2y più 2z uguale 5, 2x più 4y più 4z uguale 9. Se io adesso ricavo x da sopra, x uguale 5 meno 2x meno 2z, sostituisco sotto, mi viene 10 meno 4x meno 4z più 4x più 4z uguale 9. Questo semplifica e ottengo anche qui un assoluto. Ma perché? Qua ci riuscite a vederlo perché? Qua si vede che
questo, almeno il primo membro, è il doppio di questo. Ma se questo è il doppio di questo, perché questo non è il doppio di questo? Le due equazioni sono cioè in contraddizione. Mi dico, anche se ci fossero state 50 incognite, se la seconda equazione mi dava il doppio della prima al primo membro, mi doveva dare il doppio della prima anche al secondo membro. Allora, se io metto una combinazione lineare di 50 incognite al primo membro, poi la raddoppio sotto, e a destra ci metto una volta 5, e nella seconda equazione non ci metto 10, ma ci metto 9, la cosa funzionerà sempre uguale. Perché io la prima equazione la moltiplico per 2, mi viene 10, poi le sottraggo, al primo membro se ne va tutto e mi viene 0, al secondo membro mi verrà 10 meno 9 che farà 1, quindi verrà 0 uguale 1, che è chiaramente un assurdo. Quindi, come vedete, qualcosa può andare storto. Quando io vado a fare queste sostituzioni, quindi vado ad applicare quello che ho chiamato il metodo di Gauss, posso avere due tipi di problemi. Uno è che evaporino l'equazione, cioè sparisce magicamente un'equazione, cioè se le varie incognite si eliminano in quell'equazione mi rimarrà al primo e al secondo membro rimarranno solo delle costanti. Se le costanti sono uguali, l'equazione è diventata un'identità e quindi è come se fosse sparita, non mi serve più. Mi sta dicendo una cosa ovvia: se io trovo un'equazione che dice 3 uguale 3, che me ne faccio? Viceversa, in altri casi può capitare che le varie incognite si eliminino in un'equazione sia a sinistra che a destra, ma quello che rimane non sia un'identità ma sia un assurdo. Per esempio, possono rimanere solo le costanti, a sinistra viene 3, a destra viene 7. Allora, siccome 3 è diverso da 7, l'equazione mi sta dando luogo a un assurdo. Ok? Allora, dobbiamo capire meglio, cercare di capire meglio quando succede questo. Ok? Allora, andiamo a vedere il sistema originale, quello... Questi sono due sistemi diversi, uno è questo qua e uno è questo qua. Prendiamo per esempio questo sistema originale. Questo qui alla fine con la costante modificata dava luogo lassù. Perché dava luogo lassù? Qua la riuscite a vedere. La terza equazione al primo membro è la somma delle prime due. Quando in una prima versione ci avevo messo 8, essendo la somma delle prime due non me ne faccio nulla, è la somma delle prime due al primo membro e al secondo membro, quindi la posso ricavare dalle prime due. E ovviamente quando andavo a fare tutte le sostituzioni spariva. Mettendoci invece 9, questa al primo membro è la somma delle prime due, ma al secondo membro invece no, perché se faccio 5 più 3 fa 8, non fa 9. Quindi che succedeva? Che quando andavo a fare le mie varie sostituzioni, alla fine ottenevo un assurdo. Perché chiaramente dalle prime due equazioni posso ottenere un'equazione, cioè 3x più 2x più 0 uguale 8, che contraddice quella di sotto. 3x più 2x più 0 o fa 8 o fa 9. Quindi questa contraddizione era quella che mi portava all'assurdo. Va bene? Quindi questa è la situazione. In generale, quando succederanno questi problemi? Beh, un'equazione quando sparirà? Quando sarà una combinazione lineare delle altre? Quando sarà una combinazione lineare delle altre? Se è una combinazione lineare delle altre, la posso ottenere dalle altre. È inutile che la scrivi. Questo poi lo dimostriamo per bene, non è, questa è quasi una dimostrazione, però non è scritta come per essere una dimostrazione, non è stata detta in maniera tale da essere una dimostrazione, è stata detta in maniera tale da cercare di farvi capire le cose. Quindi,
è assurdo? Quando io ho un'equazione che ne contraddice una combinazione lineare delle A. Qua se fate una combinazione, fate questa più questa, vi viene esattamente la stessa equazione con 8 al secondo membro, no con 9. Quindi, in realtà poi non è così difficile capire quando il sistema ha soluzione, quindi quando non è assoluto. Lo vedremo, ben presto lo dimostriamo in altro modo. Lo stavamo già dimostrando l'altra volta. Ok? Quindi, cerchiamo di riassumere, no? Per fare un attimo il quadro della situazione, e poi ci posiamo giusto nei 5 minuti e poi partiamo con il teorema di Giuseppe. Allora, la mia idea è che ho un certo numero di equazioni n e un certo numero di incognite, K, M in genere si chiamano, o K o N. Vedremo poi, quando andiamo a scrivere in genere scriviamo M. Allora, in linea teorica, io mi aspetto che se, diciamo, le equazioni che vedremo sono indipendenti, io riesco a eliminare N, scusate, m equazioni in n incognite, quindi riesco a eliminare m delle incognite e me ne rimarranno n meno m che fungeranno da parametri. Se m è uguale a n, mi aspetterò di avere una soluzione utile. Questo però se tutto va bene, se il sistema non è assurdo. Allora, per prima cosa, qua dobbiamo distinguere questi due tipi di situazioni che possono far andare le cose in maniera diversa. Per prima cosa noi vogliamo che il sistema non venga assurdo, perché se viene assurdo è almeno. Prendo un sistema, voglio subito sapere il sistema è assurdo o no. Se è assurdo è inutile che mi preoccupi, perché vuol dire che non ci sono soluzioni. Ok? E questo lo vedremo per cercare con la condizione di compatibilità. Dopodiché, quindi io prima dirò, c'è una procedura che faccio, vado a valutare due numeri, se questi due numeri sono uguali, il sistema non è assurdo, quindi sarà verificata la condizione di compatibilità, sarà quando il rango della matrice dei coefficienti sarà uguale al rango della matrice. Ok? Dopodiché, una volta fatto questo, mi rimane sempre il mio sistema di m equazioni in n incognite. Il rango della matrice della coefficiente l'avrò fatto è k. Questo k che cosa sarà? Sarà il numero di righe indipendenti. Ma il numero di righe indipendenti sarà il numero di equazioni indipendenti. Quindi vuol dire che delle m equazioni di partenza, quelle che vere sono k, le altre si ricavano da combinazioni lineari di quelle k. Quindi vuol dire, scordati che sono m, in realtà sono k, e quando vai a eliminare non eliminerai m incognite, ma ne eliminerai solo k, e quindi te ne rimarranno come parametri liberi n meno k. Questo è quello che sostanzialmente dice il teorema di Cauchy-Capelli. Adesso lo dobbiamo enunciare in una forma decente e dimostrare. Ok? Tutto qua. Va bene. 5 minuti.